ha attraversato 40 anni di teatro, cabaret, cinema e televisione, esplorando tutte le dimensioni dell'attore e della recitazione. Oggi però vorremmo soffermarci su un'attività non meno importante della sua carriera, il doppiaggio. Una professione che non sempre ha goduto dell'attenzione che meritava, ma che gli ha permesso di prestare la voce a personaggi memorabili del cinema. È con noi Leo Gullotta. Un po' esagerato, ben trovati! Hey, the Leo Gullotta, attore e doppiatore, è in scena con Sogno di una notte di mezza estate al Teatro Eliseo fino al 24 febbraio. Dal presente al passato, le chiediamo prima un flash su Shakespeare, portare Shakespeare in teatro, un'opera così importante, e poi volevamo iniziare questa intervista col chiederle come si è avvicinato al mondo delle voci e del doppiaggio. Allora, io non faccio distinzione attore e doppiatore. L'attore, voglio dire, ha dei linguaggi diversificati che chi è che fa il mio mestiere dovrebbe conoscere. C'è il linguaggio del cinema, c'è il linguaggio del teatro, c'è il linguaggio davanti ad una telecamera, c'è il linguaggio davanti ad una cinepresa, magari con la stessa battuta. Sono linguaggi diversi che l'attore, l'interprete, dovrebbe conoscere davanti ad un microfono e quant'altro. Quindi l'attore è un attore. Poi sono le diversificazioni di lavoro che fanno poi la puntualizzazione di ciò che fai. Non ho mai amato queste attore e doppiatore, comico e drammatico. L'attore è attore, entra in pista e si deve dare. L'attore è un clown, pronto a tutto per ogni cosa. In particolar modo, appunto, i linguaggi che si devono conoscere, forse quello del doppiaggio è quello più complicato perché prima di ogni altra cosa, prima del talento, prima della qualità attoriale, occorre la conoscenza tecnica del doppiaggio. Sì, sono qui all'Eliseo, questo è il quarto spettacolo che faccio negli ultimi 6-7 anni. Mi sono avvicinato un po' di più rispetto al passato, al teatro, perché viviamo tempi pesanti, tempi particolari, tempi di abbassamento del gusto, la televisione incombente, un potere governativo eccessivo, sciocco, stupido, basso, appunto, che gioca all'abbassamento del gusto televisivo. Insomma, culturalmente questo paese sta attraversando, a parte la crisi, che sappiamo, problemi enormi. Io oggi ne ho 67 di anni, credo che i problemi enormi saranno molto per i nostri figli, per i nostri nipoti. Quindi il pubblico, e questo naturalmente l'ho toccato con mano perché ho fatto 2 ore di Pirandello, 2 di Shakespeare, perché sono autori universali. Come tutti gli autori universali, hanno visto prima di ogni altro, hanno saputo raccontare i fantasmi dell'uomo, della società. E mai come oggi il pubblico si vuole riappropriare, appunto, in virtù del cattivo gusto di questi ultimi anni in tutto, televisione e quant'altro, si vuole riappropriare della riflessione. E quali migliori autori di quelli, diciamo, come Shakespeare, Pirandello, Molière e quant'altro? Naturalmente tutto questo deve essere offerto al pubblico con professionalità, con gusto, con attenzione alla traduzione. Quindi il pubblico si vuole riappropriare della riflessione che per tanti anni gli è stata negata, perché in Italia c'è l'abitudine, ormai piuttosto abbondanti, che si fanno molte cose rilette, fanno le riletture senza magari aver mai letto il testo originale, perché c'è questa fissazione che in Italia tutti sanno fare tutto, che adesso ti faccio vedere io la riduzione che faccio di questo lavoro, sì, quello è un po' vecchio, adesso io lo. No, sono lavori precisi, di autori precisi, poi naturalmente la messa in scena deve guardare un po' più all'oggi, ovviamente, cercando di appaiare i temi con l'oggi, e questi testi si prestano tantissimo, ripeto, perché sono autori che hanno visto prima di ogni altro nei secoli, i
i fantasmi, le paure, gli incubi della società e dell'individuo umano. Quindi ancora una volta mi sono accostato alla commedia per eccellenza di Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, dove sono quattro, a parte la messa in scena, 24 attori, e oggi con la crisi già è uno sforzo non da poco, con le tematiche mie di quando metto su uno spettacolo teatrale, sempre con la regia di Fabio Grossi, dove la chiave deve essere sempre il piacere dell'occhio e dell'orecchio da dare al pubblico, l'occhio, le scene, i costumi, l'orecchio, la professionalità, la buona tenitura di un testo, certamente una riduzione, perché i testi di Shakespeare, ad esempio, sono lunghissimi. I percorsi, i temi che ci sono nel Sogno di una notte e mezz'estate sono quattro, e quindi anche lì non bisogna dare molta confusione, ma cercare di offrirli con chiarezza, che sono la casta, il potere, il sentimento, quindi la gioia di due coppie di giovani che scoprono l'amore, che vivono l'amore assieme al gioco del magheggio, del mondo fantastico, del mondo delle fate e degli elfi, che in questo caso è letto e visto come il mondo demoniaco che si nasconde dietro ogni essere umano, che di fatto è l'altra faccia della casta, del potere. E poi naturalmente ci sono i cosiddetti comici, che in questa versione ovviamente sono, e non solo in questa versione, sono, voglio dire, un gruppo di emigranti, di operai che si devono guadagnare il pane, quindi lavorando sempre per la casta, e pur di guadagnare appunto la pagnotta cercano di inventarsi uno spettacolo di corte dove non sanno nulla di spettacolo, quindi prendono degli sfondoni, quindi il sorriso. Questo grandissimo successo. Poi cosa posso aggiungere? Che in questi tre spettacoli precedenti, per rispondere sempre a quel famoso ministro che dice che con la cultura non si mangia, ovviamente non sa che invece la cultura è una cosa importante per un paese, per la crescita, per la visione, per la formazione, e anche un'industria, anche cinema, teatro, concerti, libri, è molto importante. Io ad esempio, ma anche altri spettacoli, in tre spettacoli portati in tournée ognuno due anni, diciamo al botteghino, ha fatto, ma non lo voglio mettere soltanto sulla chiave dell'incasso, ha fatto 6 milioni e 500 mila euro, quindi qualcosa vorrà dire. Caro ex signor ministro, con la cultura si mangia, e mangiano tante famiglie con questi tagli che avete dato alla cultura, tante famiglie sono rimaste a casa e tanti colleghi privi di lavoro. Quindi questa è la mia risposta, e tutto questo, questa diciamo ricchezza che darà al pubblico, è proprio una sfida, perché proprio in crisi, proprio perché ci vogliono mettere con le spalle al muro, al pubblico non bisogna togliere assolutamente nulla nell'offrire uno spettacolo, una riflessione, un modo di stare insieme. Il pubblico è contento di uscire da casa, di incontrarsi, quindi è la realtà. Punto. Questo è Sogno di una notte di mezz'estate. Come mi sono avvicinato al doppiaggio? Credo che fossero gli anni 72, 73, 74, dopo essere stato per 10 anni, diciamo, nella mia formazione con il Teatro Stabile di Catania, lavorando con grandi come Ferro, Randone, Sciascia, Giuseppe Fava, Enriquez, insomma, 10 anni sono importanti teatralmente nella conoscenza. Ero ragazzino, mi chiamavano Gullottino, 14enne. Un attore non può essere, voglio dire, passivo, non può essere fermo come posso dire, come un impiegato, senza, con tutto rispetto per gli impiegati, ma a mio avviso chi fa la mia professione deve essere curioso, deve guardare, deve viaggiare, deve conoscere, deve leggere, deve sapere, deve guardare il mondo. Quindi da Catania mi sono trasferito a Roma. Ecco, a Roma, grazie, come posso dire, alla conoscenza di colleghi, fra le altre cose bravissimi attori, ma anche bravissimi doppiatori, Gianni Giuliano, Elio Zamuto, mi hanno dato la possibilità di avvicinarmi lentamente con dei provini, con qualche cosa. Devo dire che sono molto grato al doppiaggio, perché mi ha aiutato a vivere in quegli anni romani. Abitavo in via Panisperna, in una pensioncina,
lavoravo anche cercando scritture teatrali o nei cosiddetti sceneggiati televisivi, e lì lentamente ho cominciato a guardare, a sapere, ad assistere ai provini con grandi maestri ancora presenti dal punto di vista tecnico del doppiaggio, insomma Maldesi proprio per indicare un punto di riferimento. E lentamente ho appreso questa tecnica e lentamente mi sono divertito a lavorare, perché non ho mai lavorato, ripeto, con queste divisioni, il doppiaggio, il teatro, la televisione. Era un divertimento, poi per me è stato sempre, anche oggi, quando capita, un bellissimo esercizio per un attore, un tenersi in allenamento, in quei casi contribuisce molto la fantasia, senza mai tradire ciò che tu vedi nello schermo, cercando di avvicinarti a quello che vedi nello schermo, sia vocalmente sia nelle intenzioni. Spesse volte, oggi invece vedo negli ultimi anni, che spesse volte nei film che magari mi ritrovo a vedere o nei telefilm, nelle famose serie americane, insomma c'è molta, come posso dire, approssimazione, ma vedo anche cose di grandissima qualità. E chiuderemo questa intervista proprio con un aspetto più critico sul mondo del doppiaggio. Vorremmo adesso analizzare alcune delle sue interpretazioni, prestando la voce in tanti lavori importanti. In primis, Joe Pesci in C'era una volta in America. Sergio Leone ha sempre dimostrato grande attenzione verso il doppiaggio, curando personalmente la scelta di tutte le voci. Che clima si respirava in sala sotto la direzione attenta di Riccardo Cucciolla e la supervisione di un regista così attento ad ogni suo capolavoro? Allora, ero ancora, non dico agli inizi, insomma qualcosa avevo fatto, e mi cercarono perché ti vuole Leone, ti vuole Leone. La cosa mi ha fatto piacere, ma in quel momento stavo lavorando. Sergio Leone mi fa sapere per telefono che mi aspetta. Naturalmente sono stato molto fiero di questa telefonata. Sono andato in studio, ho cominciato a doppiare Joe Pesci, lui contentissimo, felicissimo con quel gran signore, ma anche meraviglioso attore, nonché appunto doppiatore e quant'altro di Cucciolla. E subito la cosa fu fatta, voleva anche, sempre rispetto alle immagini che lui aveva girato e all'attore, in questo caso Joe Pesci, voleva, come posso dire, una creatività all'atere, proprio perché io siciliano e volevo questa voce dal sapore siciliano, e mi sono divertito a dare. Sono stato sempre uno molto, molto vivo, appunto, come dicevo prima, mi piace perché è un esercizio bellissimo. E ho conosciuto quest'uomo meraviglioso, un bambinone con la barba, un signore cortese, gentile, civilissimo, per niente spigoloso, come posso dire, un babbo Natale con abiti contemporanei, un signore attento alla fantasia che l'attore appunto dava in quel caso. E sono stato molto molto contento ad averlo conosciuto. Non l'ho più visto, ma ovviamente sono stato tra gli spettatori che hanno seguito i magnifici lavori di Sergio Leone. E lei rimane legato negli anni a Joe Pesci. Abbiamo selezionato un altro ruolo, 10 anni dopo quasi, Mio cugino Vincenzo, dove appunto doppia nuovamente Joe Pesci, questa volta duettando con Giuseppe Rinaldi. Com'è stato confrontarsi con quello che unanimemente è stato riconosciuto come il miglior doppiatore italiano? Poco ma sicuro, altro signore, altro gentiluomo, oltre che bravissimo professionista. E cosa volevo dire? No, una volta c'era, tantissimi anni fa, diciamo l'abitudine che quando doppiavi un attore che poi diventava noto, ecco, l'attore, il doppiatore lo seguiva in tutti i film.
da molti anni non è più così, perché ovviamente subentra il mercato, subentra la distribuzione, il budget che hanno per il doppiaggio, quindi tutto questo si sposta secondo chi, come, dove e quando. Certo, quando arrivano le grandi case americane tutto questo non è un problema e quindi la ricerca è molto più attenta, molto più approfondita. Gio Pesci, ho avuto il piacere di prestargli la voce appunto con Sergio Leone e poi in questo mio cugino Vincenzo, che fu un grande successo della Fox e anche lì molto spumeggiante, se vogliamo, molto gentilmente mi hanno chiesto di farne una traduzione per come era nell'originale, era un italo americano. E mi sono messo, diciamo, in moto, il direttore di doppiaggio era Giorgio Lopez, che è anche un doppiatore magnifico, mi sono messo ad inventarmi questo italo americano di Broccolino, assolutamente legato magnificamente al personaggio di Gio Pesci, il mio cugino Vincenzo, e devo dire anche lì mi sono divertito tantissimo, poi ho avuto da una parte i cortesi ringraziamenti, ma ci mancherebbe altro, era il mio lavoro, ma soprattutto il successo che ha avuto il film in Italia, a differenza degli altri paesi europei dove non hanno adottato oppure l'hanno adottato male, questo me l'ha detto il direttore della Fox Italia, non hanno adottato lo stesso studio, offerta del linguaggio di Gio Pesci nelle varie nazioni. Il film ha avuto successo, ma insomma non quello che speravano, a differenza dell'Italia. Questo mi ha fatto molto molto piacere, ma a tutt'oggi è diventato un cult il film, perché ogni tanto delle persone mi fermano e mi dicono, addirittura mi dicono la battuta che si ricordano di quel film di Gio Pesci, e questo ovviamente fa sempre piacere a tutti. Torniamo un attimo agli anni 70. Nel 1976 lei doppia Burt Young in Rocky, nel ruolo di Paulie, dove è diretto all'Egio per la SAS da Gigi Proietti. Come fu scelto per il ruolo e cosa ricorda della lavorazione? Ma io sono stato uno dei soci della splendida, meravigliosa società che non c'è più, che era la SAS. Tantissimi attori in quella società, tra questi anche Gigi Proietti, che in quel film non solo doppia Stallone, la prima volta di Rocky, un doppiaggio assolutamente straordinario, perché poi lui di fatto nella realtà, oltre a recitare il ruolo, sembrava sempre che aveva il raffreddore, e Gigi da questo punto di vista ha fatto un lavoro straordinario come sempre, e si cercava la voce giusta per Burt Young, che aveva una voce sempre, parlava così, sto macellaio, e così insomma ho fatto Burt Young, la cosa si è fermata lì, anche perché poi dopo un certo periodo di tempo il mio, come posso dire, lavoro nel mondo del doppiaggio è andato a rilento, lentamente, anche perché mi sono occupato di altri settori del mio lavoro, ma quando mi chiamano, come per esempio nella saga magnifica, straordinaria, questa novità nel cartone animato, si fa per dire cartone animato perché è stata la prima offerta di un cartone animato chiamato tale per intenderci, ma che in effetti si lavorava tutta computerizzata, che era l'era glaciale, anche quel film della Fox, e che abbiamo doppiato Mammy, il mammut, per tutte e tre le edizioni. Nella quarta edizione, per non so quale motivo è stata cambiata la voce, ma nelle prime edizioni, persino l'America, insomma, attraverso la Fox Italia mi ha mandato tutta una serie di pupazzetto, il diploma, ringraziandomi tantissimo. Quindi questo cambio non so da che cosa sia dipeso, l'hanno fatto, bom, si va avanti. E tanti nostri spettatori ci hanno chiesto di un ruolo particolare, Squadra Antitruffa 1977, lei è protagonista dell'episodio
cult della truffa del motore ad acqua, dove però è doppiato da Michele Gammino. Come no, 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 non ci, è ci Michele vuole... Gammino, meraviglioso amico, meraviglioso compagno di lavoro in altre situazioni, eccellente doppiatore, Giuliani, Massimo Giuliani in romanesco. Ma non me l'hanno chiesto di farlo in romanesco, io ho fatto quel ruolo, ero proprio un ragazzino, chi se lo ricorda e chi lo vede ogni tanto lo riproiettano, ero proprio un ragazzino giovanissimo direi, e lo doppiano in romanesco, evidentemente fu una scelta da parte della regia nel farlo diventare giovinetto sì, ma romano. Doppiare è fare cultura, diceva Fede Arnaut, che l'ha diretta nel film Moonwalker nel 1989. Le chiediamo un ricordo anche qui della lavorazione e di questa grande direttrice del doppiaggio, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista artistico. Altra lezione magnifica di tecnica, di qualità, di ciò che desiderava. Io con lei ho fatto sia Moonwalker, ho fatto anche... non mi ricordo il titolo del film, insomma, sono numero 5, non mi ricordo quale film fosse, americano il film. Cortocircuito. Bravo, grazie, Cortocircuito, dove mi sono divertito un mondo, perché la Fede Arnaut, dal punto di vista lavorativo, come carattere, ha un carattere fortissimo, mi ricordo che per fare determinati effetti dove proponevo io, e a lei questo piaceva tantissimo, sono salito su una sedia vicino al microfono per ottenere una timbratura particolare di voce. Altro film dove mi sono divertito tantissimo. Per tornare a Squadra Antitruffa, lavoro importante di Bruno Corpucci, poi maestro del poliziottesco, tanto in voga in quegli anni, ricorda come fu scelto per partecipare a un'opera che oggi è veramente un cult per tanti appassionati. A parte che sono passati quasi 40 anni, insomma, quindi andare a grattare nei ricordi, però lo faccio volentieri perché Corpucci era anche lui un grande professionista, ma un simpatico, un meraviglioso regista, dove sul set andava, faceva, e come sono stato scelto e perché? E cercavo lavoro, ho dato le fotografie o chi le ha date per me, l'agenzia, non so chi, e ho detto questo qui, e questo qui è stato, ero io, l'ho fatto. E lei ha prestato anche la voce a Woody Allen nel suo ultimo lavoro, To Room With Love. Con Oreste Lionello, tra uno sketch e l'altro sulle tavole del Salone Margherita, si parlò mai del tema del doppiaggio? No, mai, ma io però posso aggiungere che i primissimi tempi che nella domanda precedente ho letto, quindi all'inizio, no, quando facevo i provini eccetera eccetera, io uno di questi provini mi incontrai a farlo con Oreste Lionello. Oreste, meravigliosa persona con il quale poi per quello che è la vita professionalmente mi sono ritrovato in ditta, abbiamo fatto lavori teatrali insieme per quasi 25 anni, 22 per l'esattezza, a parte la professionalità, l'artista autentico, lui aveva fatto delle scelte nella vita, attore meraviglioso, poi ci sono una quantità tale di cose doppiate da lui dove non è un doppiaggio ma sono delle finezze interpretative senza mai tradire ciò che accade sullo schermo, gli interpreti, gli attori, i cartoni appunto, con Oreste abbiamo fatto tante di quelle cose, no? Questa era una chicchetta per dire che all'inizio il film era un cartone sui gatti, non mi ricordo il titolo, era un cartone sul mondo degli animali, dei gatti, che quando uscì quel film certamente ci fu un po' di scandalo perché erano Fritz gatti... Il gatto. Come scusi? Il gatto Fritz. Fritz il gatto, bravo, grazie. Dove credo, ma non voglio sbagliarmi, in uno degli animalini c'è anche una voce che appunto fu Oreste per farmi fare un piccolo ruolo.
e guadagnare, perché in quel periodo facevo tutto, facevo anche brusiche che ormai non si fanno più. Mi ricordo che un film diretto da Mario Colli, direttore di doppiaggio ma anche attore, mi ritrovavo sempre nei brusii, perché allora c'era tanto brusio, quindi si guadagnava a fare tanti brusii. Mi ricordo che c'era anche tra questi il buon, eccellente Massimo D'Apporto, ci si divertiva un mondo, e mi ricordo che Colli mi fermava sempre, perché mi inventavo poi, no? Non è che dicevo soltanto bla bla bla, oppure mi inventavo proprio dialoghi veri e propri, e andavo oltre. Evidentemente la mia voce segnava più di altri, e ogni volta ero ripreso perché: Gullotta, lei si sente troppo, non vada oltre il tema. E ripeto, mi sono e anche oggi mi diverto tantissimo, non faccio distinzione brusio o non brusio, perché comunque ripeto ancora una volta, il doppiaggio è una meravigliosa palestra di fantasia, un esercizio dove un attore si tiene sempre vivo, e anche per chi fa del cinema, io l'ho fatto tanto, conoscere la tecnica del doppiaggio, può succedere che per sincronizzarti, perché doppiaggio significa che tu doppi appunto doppia voce a un altro, per sincronizzarti magari in una sequenza dove sotto c'è un aereo oppure del rumore, e ti puoi ancora migliorare ciò che hai fatto diciamo in cinema. Ti può aiutare tantissimo. Molti miei colleghi, soprattutto nel passato, avevano una certa ritrosia, negli anni miei ovviamente, a fare il doppiaggio, no? Sta cosa così, sbagliando a mio modestissimo avviso, peccando anche di mancanza di umiltà, mancanza di capire anche te come lavoro che fai. È un lavoro, nel mio di lavoro d'attore non ci sono zone A, zone B, zone C, esistono cose buone e cose cattive. Il tuo lavoro a volte non riesce nemmeno bene, però ci devi provare, devi essere curioso, e io per esempio appunto ho iniziato per curiosità, ma mi ha fatto anche vivere il doppiaggio, però vivendolo sempre come una comunità piacevole, una palestra, cosa che faccio a tutt'oggi, magari non come prima, però ad esempio quando vengo chiamato per doppiare in qualche modo un attore, dal pianeta delle scimmie a quant'altro, mi diverto immensamente. Non è che vado lì, cosa devo fare? Ah sì, quello sì, metto, aggiungo, poi magari mi dicono forse è troppo, togli, ma io sono fatto così, non sono un impiegato. La mia fantasia, nel bene e nel male, quasi sempre nel bene per carità, è creativa, non so come dire, e bisogna esserlo, senza nel doppiaggio mai tradire ciò che vedi lì sullo schermo. Conta quell'attore, ciò che dice e come lo dice, sperando sempre di un buon adattamento, di una buona traduzione. 1979, la RAI perde il monopolio televisivo, nasce la TV commerciale. Esplosione delle serie televisive di cartoni animati, Atlas UFO Robot, Mazinga Z. Lei ha l'inconsapevole, o forse consapevole, privilegio di doppiare il capolavoro di Leiji Matsumoto, Capitan Harlock. Sì. Ricorda qualcosa di questa lavorazione? Come ci è capitato? Doppiava il personaggio di Yataran. Sì, no, mi ricordo soprattutto, so anni e anni fa, sapevo di questo particolare prodotto che arrivava in Italia. Mi sono divertito a doppiare, come sempre in quel periodo, con questo cartone animato, era lavoro, quindi non è che uno le può fare come posso dire, i certificati, quel film così, quel film colà, no, per quello che mi ricordo di Capitan Harlock, appunto il lavoro era lavoro, facevo tutto, ho fatto anche i film, come posso dire, c'erano
i film porno anche per lavorare. Davano lavoro, giravano nelle sale italiane, c'erano i film a luci rosse, se doveva mangiare, e a me insomma da questo punto di vista va bene. Detto questo, è anche un'esperienza in più. Ah no, io per carità, intanto è una cosa che conosci in più, che sai comunque, che mi è tornato poi tutto, perché nel mio lavoro, non so, quando ho fatto il mio lavoro per cose cinematografiche, commedie o drammi, e tutto mi torna, perché ti torna anche un modo di stare davanti alla macchina da presa, di dire la battuta, perché sai che in quel film hai visto che... E questo se vuoi apprendere, se sei poi presuntuoso è un altro paio di maniche. E per entrare nella parte più critica di questa nostra bella intervista con Leo Gullotta, e per restare a C'era una volta in America, un fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo. Con la scusa dell'audio scadente si ridoppiano i classici della cinematografia straniera. La stessa necessità dovrebbe riscontrarsi per i capolavori italiani del neorealismo, ma nessuno sogna di ridoppiare Roma città aperta. Lei che posizione ha nei confronti di questo fenomeno e che effetto le ha fatto il ridoppiaggio di film importanti come Via col vento e C'era una volta in America? Quello che la maggior parte del pubblico se lo è ritrovato con altre voci, perché spesso e volentieri quelle voci per quel film o per quell'altro film o fa tutt'uno con quella grande film, appunto ad esempio Via col vento, è stato riproiettato, rivisto tantissime volte, affascina sempre il pubblico. E il pubblico, quando non ritrova quell'atmosfera di voce su quel personaggio, forse è stato abituato per tanto tempo, può essere pure, pur avendo fatto un lavoro magnifico, è un'altra cosa. Io non sono d'accordo su ridoppiare i film, sono d'accordo quando un film magari la copia, un film storico, un film che appartiene alla cinematografia mondiale o italiana importante e che magari la colonna sonora diciamo si è rovinata, ridoppiarlo, quello è giusto, perché bisogna sempre ridare al pubblico laddove c'è arte, cinema, capacità, talento, straordinarietà. Sto fatto di doppiare, ma lì credo che abbracci un fatto di percorso, di mercato, di uscita, non ci sono permessi per farlo se non in un certo modo, e quindi devono... È stata una trovata, come sempre all'italiana. Noi italiani siamo bravi a trovare sempre il bandolo della matassa pur di farci i fatti nostri. Presumo che quello sia stato anche un'invenzione per rimettere il tutto in un particolare tipo di mercato. E lì, fatta la legge, trovato l'inganno, ma questa è l'Italia, insomma. Per Il camorrista, 1987, di Giuseppe Tornatore, lei vince un David di Donatello. Il film è doppiato e a prestare la voce a Ben Gazzara è Mariano Rigillo. Tornatore, come ha ribadito in un'intervista che abbiamo avuto la fortuna di realizzare, ha sempre fatto uso di grandi voci nei propri film e non ha mai nascosto, anzi ha lodato, la pratica del doppiaggio. In passato però i film italiani, a partire ad esempio da Poveri ma belli, vedevano doppiatori italiani importanti prestare la voce ad attori italiani. Ma perché lì c'è stato il fenomeno, poi letto sempre all'italiana, il neorealismo, e quindi non storie prese dalla strada, ma lentamente il discorso si è trasformato di facce prese dalla strada. Tanto poi, e il fenomeno del doppiaggio nel frattempo era rinato per la bravura dei doppiatori, quindi cercavano delle facce. Non ha importanza se sapevano o non sapevano recitare, tanto poi venivano doppiati da meravigliosi interpreti oltre che doppiatori. Oggi è diverso, appunto, perché anche sindacalmente non si può più doppiare, tranne che per ragioni, non so, di malattia o problema dell'interprete sullo schermo italiano. Io per doppiare un mio collega italiano devo sapere, anche e non solo, ma per mia scelta, se il collega ha una ragione così importante, perché se la ragione non è importante, io il collega italiano
non lo doppio. Ma in passato lei ha doppiato attori italiani? Beh sì, tutto quel periodo che ti posso dire, i Decameroni, roba, sì, ne ho fatti tanti in quel periodo. Dopo alcuni anni Tornatore la chiama per doppiare Roman Polanski in una pura formalità. No, dopo tanti anni. Sì, dopo tanti anni, no. Parliamo di un 94, credo. Sì, sì, ma ho una, diciamo, certo, dire, frattempo... un'assiduità di lavoro. Sì, no, parlavo del rapporto con Tornatore. Ecco. E dall'altra parte del leggio c'è Corrado Pani che doppia Gérard Depardieu. Cosa ricorda del doppiaggio? Tanto Tornatore... è di una professionalità meravigliosa, attentissimo, un lavoro fatto parola per parola, in più c'era la conoscenza tra me e Peppuccio, e quindi aveva cercato tantissime voci, ma non lo convincevano. Mi ricordo che mi telefonò, mi disse guarda così così, e iniziai a doppiare una pura formalità Polanski. La mia voce si sposava benissimo, al di là delle qualità artistiche mie, con la voce di Polanski, e il film fu fatto con grande attenzione, con un grandissimo lavoro, come ha abituato giustamente Tornatore. Fu un lavoro lungo, attentissimo, di un film meraviglioso. Lo fece in colonna separata o assieme a Corrado Pani, le ricorda? No, il lavoro fu fatto in colonna separata. Quindi eravamo già nel... E quindi anche, voglio dire, Pani con Depardieu si sposava perfettamente bene, il famoso voce-volto, no? Binomio, ecco, sì. Esatto, si sposava magnificamente. Fu un lavoro attentissimo sia per quanto riguarda Corrado con Depardieu, sia per quanto... ma tutto il film per ogni interprete. Una delle nostre ultime interviste, condotte dal professor Gerardo Di Cola, storico del doppiaggio e del cinema, ci ha portato dal maestro Mario Maldesi, che ebbe modo di dirigerla nel film d'animazione Fievel Sbarca in America. Qual è l'insegnamento migliore per la sua carriera cinematografica, televisiva e teatrale che ritiene d'aver tratto dall'esperienza del mondo delle voci e del doppiaggio? Incontrare sempre grandi professionisti, grandi conoscitori, del mondo del doppiaggio, non puoi che incamerare lezioni di qualità, attenzionamento verso il lavoro che vai a fare. Non è soltanto un fatto di voce o meno, il saperla usare, il saperla adattare proprio su ciò che vai a fare, questo compito dei direttori di doppiaggio nella scelta delle voci. Con Maldesi, colonna meravigliosa italiana del doppiaggio italiano, della direzione anche di doppiaggio, attenzione, precisione, divertimento, che è quello che ho sempre conservato. Maldesi era un direttore di doppiaggio con una leggerezza, ma con un'attenzione profondissima. Sorrideva sempre, non era mai, diciamo, nonostante a volte i lavori sono pesanti, no? per mille motivi, mi ricordo la sua leggerezza. Ecco, io tengo molto presente nel mio lavoro di ogni linguaggio il rapporto umano, e i rapporti umani mi rimangono molto molto forti, e il lavoro è sempre leggero. Poco fa parlavamo appunto di Rocky, no? Il personaggio che doppiavo, ed era faticosissimo, pur non di meno, vuoi con Gigi, vuoi nel modo di lavorare anche lui, ecco, ci si sforza di essere sempre di più, senza mai tradire ciò che vedi nello schermo, e la qualità è appunto di tutti i direttori che dirigono film di doppiaggio e che si attengono scrupolosamente a ciò che avviene sullo schermo, anche perché qualcuno invece inventa, no? Fa tutto nuovo, ciò che è lì, mette voci, dialoghi. Capisco che a volte film brutti che arrivano si cerca di migliorarli al doppiaggio, e questo può succedere, però c'è anche questa malattia, e ritorno a dirlo, che in Italia tutti vogliono fare tutto e non si può, ognuno cos'ho. Vorremmo concludere questa intervista ricordando la sua magistrale interpretazione di Ignazino in Nuovo Cinema Paradiso. Può dirci come ha costruito il personaggio e quanto di Leo Gullotta uomo ha messo nel personaggio?
Ma guardi, io mi consegnano dei copioni, magari dopo aver parlato di che cosa si tratta, cosa vado ad interpretare. L'impatto intanto è sempre di natura umana, non è che voglio sapere quanto dura, come dura, e non parto mai dall'inizio, quante battute, quante pagine, quante pose. Io sono stato sempre convinto che esistono buoni film, cattivi film, buoni attori, cattivi attori, il discorso è chiuso. Poi il successo di ogni cosa, teatro, cinema, televisione, sta nell'essere tutto a posto, il montaggio, il regista, il testo scritto bene, il buon attore, queste cose quando si combinano insieme, ecco, ma nessuno questo lo sa prima, ci si può sforzare per dare il meglio in ogni settore, ma a volte, e questi sono i film minori. No, io ho sempre cercato di andare a trovare l'anima di quel personaggio, di quell'altro, che non c'è scritto in nessun copione. Sempre con, lo continuo a dire, con entusiasmo, con umiltà di lavoro, e Ignazino è nato così. I famosi cinema di terza categoria, i pidocchietti, lei ha mai conosciuto un Ignazino ed è mai entrato in un pidocchietto? Ignazino è la presenza che in quartieri popolari, dove io per esempio sono nato a Catania, c'è sempre quello un po', diciamo, con qualche problema, no, di parola o fisico, che il quartiere adotta. Nel mio quartiere c'era un Ignazino. E nel film di Tornatore, il nuovo cinema Paradiso, ho cercato di portare questa figura di Ignazino nei ricordi di me adolescente. Può ricordare le atmosfere vissute durante le riprese e lei aveva la sensazione che stava girando un capolavoro? Guardi, è stato un ricordo al di là del bene e del male, questo film non capiterà mai più. È stato un vivere qualcosa che è fuori dalle normali abitudini di un set o di fare un film. Eravamo su un cocuzzoletto di circa 3.000 anime, dove in questo paesino che si stava nelle case delle persone che ci ospitavano, pensi che c'era da Pupella Maggio a Jacques Perrin, da Enzo Cannavale a Isa Danieli, a Noiré, dove in quell'occasione una mattina lo trovai che passeggiava verso dei campi e non aveva l'aspetto di solito, una persona squisitissima, generosa, leggera, elegante, e lo trovai, domandai e mi disse che la sera prima era morto suo padre e che non poteva andare. Questa è la parte negativa della nostra professione. Signor Gullotta, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i telespettatori e ai visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. E che cosa posso dire? Auguri a tutti, cose belle per la vita. Cercate di uscire di casa, insomma, non esiste soltanto internet o gli affari, insomma, quando si sta troppo chiusi in casa poi si perde il senso della realtà. Ogni tanto uscite, ecco, quella è la realtà, cinema, teatro, concerti, biblioteche, cercate di guardare, di osservare, anche quando vedete un film, dietro ad ogni film, in questo caso a proposito di doppiaggio, credetemi, c'è una marea di lavoro e in questo senso bisogna avere tanto rispetto per chi diciamo fa un lavoro all'oscuro, perché si lavora al buio, ma non ha importanza, perché quando un lavoro è fatto bene dalla parte buia, quindi dalla parte dei doppiatori, anche voi state bene.